Grande. Quindi oggi chiaramente non ho molto tempo, per cui cercherò di parlare di poche cose, poi magari avremo modo di approfondire se qualcuno è interessato. Ma mi piace moltissimo iniziare con l'ultima frase del dottor Allegrini. Quanto è importante tornare a considerare l'essere umano come un essere umano. Noi ci siamo dimenticati, ma solo recentemente, infatti questa diapositiva è tratta da un libro che mi hanno regalato quando mi sono specializzata in cardiologia, di Antonio Giuseppe Testa, un medico di Padova che faceva scuola in Europa sulla medicina interna e sulla cardiologia, in cui lui dice che chiunque si avvicini a un essere umano e ne consideri esclusivamente risultamenti dalla parte materiale, non fa che al massimo osservare la metà della sua speculazione. E mi ha fatto ancora più sorridere pensare che in fondo Platone diceva che i medici non riuscivano all'epoca a trovare l'origine di tante malattie perché guardavano solo al corpo e non alla mente e all'anima, da dove in realtà partono la totalità dei sintomi. Quindi è molto interessante questo. Io sono una cardiologa, quindi mi sono laureata e specializzata a Bologna con il massimo dei voti. Sono della Verge, quindi sono molto rigorosa negli studi. E assicuro che quando mi sono laureata e ho iniziato a lavorare con il professor Magnani, quindi un'eccellenza della medicina italiana, ero convinta di avere in mano la scienza, ma la pratica clinica con i pazienti uniti a una sensibilità che mi sono trovata, diciamo così, di natura, mi ha fatto scoprire che c'è qualcosa di più che non ci hanno insegnato all'università e che sicuramente io ritrovo molto, finalmente, dopo 27 anni dalla mia laurea, nella medicina funzionale. Perché l'essere umano è molto di più di quello che ci insegnano all'università. Quindi già l'OMS, quando ancora diciamo era un ottimo centro nel 1948, aveva detto che la salute è uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, quindi non consiste soltanto in assenza di malattie e di infermità. E io penso che tanti medici che hanno una certa sensibilità riescono a capire come esistono persone malate che in realtà hanno una vita in salute e persone che sono completamente sane dal punto di vista fisico che vivono come dei malati. Quindi dobbiamo andare a capire che l'essere umano, se noi lo volessimo definire, dovremmo definirlo come un sistema biologico complesso, multidimensionale, interdipendente, aperto e in continuo mutamento. E per questo il lavoro di un medico umanista, come quello ippocratico, tradizionale, un medico che punta alla salute e non alla cura della malattia, fa tanta difficoltà nella sua professione. Mi piace ricordare sempre questo, la flessibilità in natura e quindi l'adattamento è un segno di salute, mentre la rigidità è un segno di patologia, e poi vedremo. Quindi la salute non è altro che uno stato dinamico di adattamento, quindi con una naturale tendenza a ritornare all'equilibrio. E qui mi piace molto richiamare medio stat virtus come la via di mezzo, e poi vedremo perché. Quindi io ero a Chicago, ho avuto la fortuna di avere una borsa di studio del CNR, quindi ho lavorato 2 anni a Chicago, alla Northwestern University, dove ho svolto ricerche cliniche in ambito dello scompenso cardiaco, dell'imaging. E all'epoca c'era il progetto Genoma, quindi eravamo convinti tutti che mappando i geni umani saremmo stati in grado di curare tutte le malattie attraverso l'ingegneria genetica. Il crollo di quel principio basato sul genocentrismo è stato enorme. Quindi nel 2011 è uscita questa bellissima review, questo articolo da Oxford, in cui ci dice non ci dimentichiamo che l'essere umano non è dato esclusivamente dai geni e dalle sue patologie, ma è dato da un'interazione, di una rete, di un network in cui non esiste un livello di importanza e in cui il genoma, andando ad essere influenzato dall'ambiente, crea il fenotipo. Quindi è, diciamo, l'inizio dell'epigenetica. Quindi chi sono io? Il fenotipo è dato sì dai geni che io ho ereditato, ma anche dall'interazione con l'ambiente. Quindi l'epigenetica è questa scienza di cui appunto stiamo parlando in questi giorni, è la scienza che studia gli effetti dell'ambiente su chi sono io e anche sul mio genotipo, ma è anche la scienza che studia l'effetto di come
chi sono io possa influenzare l'ambiente e il mio genoma. E questo è un concetto veramente innovativo di relazione di codipendenza che vedremo più avanti. Quindi chiaramente sappiamo, e ne abbiamo parlato ampiamente con illustrissimi colleghi in questi giorni, di quale sia l'epigenetica, quindi di che cosa si intende per ambiente, sicuramente alimentazione e movimento, l'azione dell'ambiente, dell'inquinamento chimico, fisico, elettromagnetico, dei virus come in questo momento. Ma lo stesso livello di importanza per il livello epigenetico centrano la qualità delle relazioni interumane, il lavoro e il riconoscimento sociale, la gestione delle emozioni e dei pensieri e della spiritualità. Come medico io sono arrivata a questo punto, partendo dal corpo, ho capito via via, grazie a tanti pazienti che mi hanno insegnato a guardare attraverso la superficie dei sintomi e delle malattie, che cosa nascondeva tutto questo, con disagi emotivi, disagi affettivi o anche distacco dal proprio sé interiore, quindi dalla propria spiritualità, dal proprio significato che noi diamo alla vita, che è importantissimo nella gestione della salute, nel mantenimento della salute, avere un perché. Ho dovuto scrivere un libro, questo l'ho scritto 11 anni fa, per poter mettere e inserire i casi clinici che mi si erano parati davanti e che mi avevano aperto gli occhi su una realtà da cui non ho mai più potuto fare a meno di lavorare da quel punto di vista. E vi assicuro che ho potuto fare diagnosi e terapie e cure totalmente insospettabili a persone che in apparenza non avevano problemi. In questo mi aggancio velocemente all'S-Drive, appunto io sono entrata in contatto dell'S-Drive grazie al dottor Allegrini, che chiaramente, come qualunque di noi ama, ogni persona che ama la ricerca subito testa dei nuovi con gli amici, diciamo così. E quindi sono stata una delle prime a ricevere l'S-Drive dal dottor Allegrini. E questo S-Drive, che sicuramente è uno strumento straordinario perché riesce a fare quello che io faccio con sensibilità, ma non tutti i medici hanno il tempo, voglia o capacità di avere questo approccio al paziente. Ci dà un'idea di qual è il livello di disequilibrio, non di malattia, ma di disequilibrio all'interno della persona che abbiamo di fronte. E vi faccio un esempio molto veloce, di cui parlerò anche più approfonditamente in seguito se ho tempo. Nella ricerca che abbiamo effettuato a Roma e che stiamo tuttora portando avanti, noi abbiamo preso 20 top manager di multinazionali che chiaramente hanno un grande livello di stress, li abbiamo sottoposti al tempo zero e a 3 mesi all'S-Drive, a un test psicofisiologico con parametri fisiologici della macchina della verità, una visita cardiologica con anamnesi, e ricerca di controllo di abitudini alimentari, abitudini all'attività fisica e un colloquio filosofico, quindi un approccio multidimensionale. Uno di questi, diciamo, soggetti della ricerca era un manager che a vederlo sembrava l'immagine della perfezione, quindi alto, magro, in forma, attività fisica, alimentazione corretta, no fumo, niente di niente. Questa persona è giunta da noi dicendo che aveva appena eseguito un check-up cardiaco, cardiologico con l'azienda e da qui non era risultato assolutamente nulla. E facciamo l'S-Drive e la dottoressa De Laurentiis subito mi dice: risulta un disequilibrio nel campo emotivo. Cominciato la mia anamnesi cardiologica e agganciandomi a quello, ho cominciato a fare domande piuttosto personali. È venuto fuori che lui stava vivendo una situazione pesantissima di divorzio con lotte per l'affidamento della figlia drammatiche e subito dopo aver fatto queste domande, gli ho misurato la pressione arteriosa, 160 su 110. Lui scioccato, scioccato perché dal check-up cardiovascolare era venuto fuori che aveva un apparato cardiovascolare perfetto, pressione 120-70 e tutto perfetto. Il test psicofisiologico aveva insieme, anch'esso confermato,
un'alterazione dell'heart rate variability, di cui vedremo dopo, quindi una rigidità nel sistema neurovegetativo nei confronti dello stress. Ecco, questo è il tipo di approccio alla medicina che io cerco di fare e che invito tutti a cominciare a fare, perché è veramente una medicina personalizzata. Purtroppo spesso dei check-up lasciano il tempo che trovano. E spesso anche il preconcetto di noi medici, che quando vediamo una persona che fenotipicamente è in perfetta salute, gli dedichiamo anche meno tempo per fare delle domande. Questa è una persona che è venuta fuori ad alto rischio cardiovascolare, che dopo 3 mesi di un idoneo cambio di stile di vita ha dimostrato in realtà nel successivo S-Drive un completo riequilibrio dello stato emotivo, fisico e psicologico. E lui ci ha ringraziato in maniera incredibile, perché ha detto che quello che gli abbiamo insegnato per la sua salute in realtà gli è servito per la sua vita, perché è riuscito ad avere un approccio differente nei confronti sia della sua salute, ma soprattutto delle emotività che stava vivendo in quel momento. Questo per me è una cosa enorme, è il vero valore del fare il medico, non è solamente riuscire a curare la malattia. È questo che io intendo per fare il medico umanista, non curare semplicemente dando delle pillole, ma prendersi cura di ogni paziente che è un universo. E io non ho voglia più di curare la malattia, ma io voglio curare la persona. Questa persona che è qui in questa diapositiva, secondo voi una volta che viene dimesso da un reparto di terapia intensiva cardiologica, dopo aver fatto un'angioplastica e quindi aver ricreato una situazione di perfusione ottimale, è una persona guarita o una persona curata? A me mi interessa che la persona stia bene e riesca a capire come fare a rientrare nell'armonia perduta, senza il senso di giudizio, di colpa o di pregiudizio. Per questo sono stata molto felice nel sentire la dottoressa Bernardini, l'health coach. La cosa più difficile è far mantenere un cambio di stile di vita ai pazienti, perché un paziente come questo si sente in colpa, ma si sente anche incapace di affrontare un cambio che sembra immenso. E quindi ben vengano le figure di supporto, perché purtroppo noi medici abbiamo perso il potere taumaturgico, che era quello di una volta, la relazione di aiuto, di ascolto, di motivazione, di fiducia, la qualità di vita del paziente, la possibilità di far scegliere al paziente l'approccio più che maggiormente gli corrisponda, e infine una terapia. Perché dico questo? Perché nonostante, io sono cardiologa, quindi nonostante che negli ultimi decenni la cardiologia ha fatto dei passi avanti enormi, eppure il rischio cardiovascolare nel giovane è più che raddoppiato, sicuramente in base anche all'aumento dello stress. Abbiamo sentito parlare tanto di stress, e allora ci concentriamo un attimo su questo, velocemente, perché sicuramente non ho molto tempo. Lo stress è quello che ci permette di vivere. Ogni attivazione che nel nostro sistema, diciamo, noi chiamiamo stress, non è altro che una modalità per superare un'attivazione. Esistono gli stress positivi, che sono quelli che io riesco a superare facilmente con le mie capacità, e ci sono i distress, cioè soprattutto gli stress cronici o quegli stress, quelle challenge che mi vengono proposte ma che io con tutte le mie capacità non riesco a superare. E quindi è il distress, così come l'infiammazione nel nostro corpo, che l'infiammazione iniziale non è altro che un'attivazione per superare il problema, ma l'infiammazione cronica, quella diventa un problema grave. E allora, la resilienza. Noi sappiamo che ogni persona ha una sua capacità di resistere allo stress. Uno stimolo stressogeno, una persona la può far ridere, un'altra la può far piangere. Quindi siamo degli universi, ognuno è diverso, per questo serve una medicina sulla persona. Il comportamento e la resilienza vengono fuori da tantissime componenti, tra cui influenze genetiche, il temperamento, le esperienze di vita, la personalità, il carattere e lo stile di vita. Arrivate all'età adulta, possiamo lavorare sulla capacità di resilienza delle persone esclusivamente cambiando lo stile di vita. E non è poco, ma bisogna avere prendere una decisione attiva affinché questa possa accadere. Come dice James Ross, non è tanto importante ciò che accade, ma come noi reagiamo a quello che accade, come noi rispondiamo a quello che accade. E questo perché, adesso entriamo nel vivo,
da medico mi sono sempre chiesta perché lo stress crea malattia. E non è uno scherzo, adesso finalmente sappiamo, lo stress preme il bottone dell'infiammazione. Nuove ricerche hanno dimostrato che lo stress, la paura, l'ansia attivano l'amigdala, che si chiama appunto il fear center, il midollo spinale, alla produzione di citochine infiammatorie. C'è stato uno studio straordinario di circa 5 anni fa che ha sottoposto pazienti che erano risultati a dei test psicofisiologici ad un livello di stress molto elevato e li hanno sottoposti a una risonanza magnetica funzionale encefalica e hanno appunto evidenziato una accensione dell'amigdala e un immediata flusso di infiammazione mediate prodotta dall'amigdala e dai monociti attivati, quindi interleuchina 6 mediata all'interno dei vasi sanguigni in modo immediato. Inoltre la stimolazione adrenergica noradrenalina dipendente attiva il fattore nucleare di trascrizione NFKB dei monociti, famosissimo appunto che causa l'infiammazione, e causa un aumento considerevole dell'interleuchina 1 e dell'interleuchina 6. Adesso, ad oggi, io prima lo dicevo riguardo appunto alla progressione dell'aterosclerosi e alla produzione di infarti e di trombi, ma a tutt'oggi questa noi sappiamo che è la dinamica della fase avanzata dell'infezione da Covid. Abbiamo detto che il Covid, sì, sicuramente è una sindrome multisistemica, verosimilmente nella fase secondaria dovuta a un'iperreattività e a una tempesta citochinica. Ci siamo chiesti come vivono dal punto di vista emotivo i pazienti a cui viene fatta la diagnosi di Covid e soprattutto come l'hanno vissuta nei primi momenti della pandemia, quindi nel primo mese, quando ancora non si sapeva alcuna cura e quando ancora i pazienti e i sanitari, gli operatori sanitari erano terrorizzati dai pazienti positivi. Ho avuto dei miei pazienti ricoverati per altri motivi che mi hanno raccontato scene incredibili con pazienti col Covid che non venivano neanche avvicinati perché gli infermieri non avevano le protezioni adeguate qui a Pescara e gli dicevano: signora, stia lì tranquilla, noi non la possiamo avvicinare, la signora ricoverata in cardiologia con una miocardite Covid positiva. Ma secondo voi quella paziente quanta tempesta citochinica ha prodotta con la paura e l'attivazione dell'amigdala e quindi tutta la cascata infiammatoria e tutte le conseguenze? E di questo però non se ne è parlato in alcun modo. Dal punto di vista cardiovascolare, questo studio ha dimostrato che coloro che hanno un'alta attivazione dell'amigdala presentano un rischio cardiovascolare maggiore di 7 volte rispetto a quelli che non l'avevano attivata. Quindi uno paziente su 3 di questi entro 5 anni avrà un'emergenza cardiaca. Quindi esistono dei fattori, nella nostra Bibbia dove noi cardiologi ci aggiorniamo, che è il Braunwald, che è un tomo di 2000 pagine che esce ogni 2 anni, già dal 2016 ha inserito un piccolissimo capitolo tradotto in italiano come cardiologia olistica, in cui ha riportato tutti questi studi fatti in maniera scientificamente provata. E quindi ci dicono... Questo capitolo dice a noi cardiologi: dobbiamo aggiungere all'anamnesi questi altri fattori di rischio cardiovascolari, che sono gli stress acuti, gli stress cronici, i tratti della personalità, i disturbi e l'ansia. Vedete come stress acuto i disastri naturali e lo stress mentale che causa un'ischemia più precoce rispetto a quello da sforzo fisico perché è mediato da una vasocostrizione ed è quello che causa la ritmogenesi, quindi la morte improvvisa aritmica che può colpire anche un top manager alla fine di una riunione in cui c'è stato un litigio molto importante. Quindi sono cose che non possono essere più tralasciate.
Voglio farvi notare questo stress cronico, quindi lo stress lavorativo, coniugale, il basso stato, ma soprattutto in questo periodo l'isolamento sociale, la solitudine, la mancanza di sostegno. Ho avuto diversi pazienti che ho gestito telefonicamente che con tutti i sintomi da Covid sono rimasti da soli a casa, abbandonati da tutti e da tutte. Questo non è un'accusa, ma purtroppo è un'osservazione di una mancanza di organizzazione sul territorio adeguata a far fronte a questa emergenza. Ma questo stress cronico ha aiutato questi pazienti ad andare verso la guarigione o piuttosto gli ha prodotto un eccesso di infiammazione e di tempesta citochinica? Eppure esistono delle tecniche di gestione dello stress e delle emozioni, le più disparate, tra cui biofeedback, coerenza mente-cuore, floating, yoga, che sono associate a una riduzione dell'attività dell'amigdala, un'attivazione del parasimpatico, che inibisce l'attivazione del fattore NFKB con conseguente blocco della cascata infiammatoria e delle interleuchine 6 nel sangue. Sembra incredibile che delle semplici tecniche di gestione dello stress possano agire così profondamente a livello neurobiologico sul nostro sistema immunitario e sul nostro stato di salute. E non ci dimentichiamo l'importanza del sistema neurovegetativo, che purtroppo non ho tempo adesso per entrare nei particolari, ma ricordiamoci che noi abbiamo un sistema simpatico e parasimpatico. Amo sempre rifarmi agli antichi, loro ci insegnavano mens sana in corpore sano, non il contrario. Quindi è il corpo, quindi la mente del corpo, che è il nostro sistema neurovegetativo, che permette attraverso degli stimoli coerenti che partono dal cuore o incoerenti di mettere la mente e la parte supermentale della realtà, quindi della nostra corteccia prefrontale, in uno stato di ottimizzazione. E allora ci tengo moltissimo a dire simpatico e parasimpatico, quasi tutti demonizzano il simpatico e santificano il parasimpatico. In realtà, come tutto in natura, deve essere in equilibrio e in armonia. Quindi nello stato perfetto di armonizzazione del nostro sistema nervoso autonomo è dato dalla prima freccia che vedete. Quando simpatico e parasimpatico sono così in equilibrio, così in armonia, in uno stato estremo di flessibilità senza resistenza alcuna, che entriamo in quello che si chiama lo stato di flusso o di coerenza psicofisiologica. E questa può essere analizzata semplicemente attraverso l'analisi della varianza del battito cardiaco. È importantissimo capire quanto le emozioni possono essere studiate attraverso l'analisi dei parametri fisiologici, quali per esempio il respiro, la tensione muscolare, la temperatura periferica, l'impedenziometria della pelle e soprattutto la varianza del battito cardiaco. Quest'ultimo è un indice diretto dell'equilibrio tra i nostri sistemi nervosi autonomi. E soprattutto, andando ad analizzare la varianza del battito cardiaco, vedete questo grafico su un dominio del tempo, come il battito cambia in base agli atti del respiro, noi sappiamo che inspirando, grazie alla presenza di barocettori e alla presenza del vago all'interno del nostro diaframma, quindi ogni volta che inspiriamo, il vago molla il suo controllo e quindi abbiamo di conseguenza un'accelerazione del battito. Ogni volta che espiriamo, al contrario, il parasimpatico prende di più il dominio e il battito rallenta. Quindi noi su questo grafico possiamo notare una variabilità del battito da 60 a circa 90 su un dominio del tempo. La cosa interessante che è stata studiata principalmente dell'HeartMath Institute in California, di cui anche la dottoressa Bernardini ha fatto menzione, è proprio questo, che andando ad analizzare il pattern, a seconda dell'emozione che una persona sta vivendo, potremmo avere un aspetto, come in questo caso, molto disturbato, come se ci fosse un disturbo di fondo su una sintonizzazione, oppure possiamo avere un grafico meraviglioso con un'onda sinusoidale quando viviamo emozioni elevate, tra cui soprattutto l'apprezzamento, la gratitudine, la cura data e ricevuta, ma soprattutto il senso di sicurezza, il senso di fiducia, il senso di effetto placebo. Io quando ho lavorato tanto nella ricerca, quando ero a Chicago e anche quando sono tornata in Italia con il centro studi AMCO, svolgevamo sempre degli trial clinici che erano
disegnati statisticamente in doppio cieco verso placebo. Verso placebo perché? Perché le persone convinte di prendere un farmaco che potesse farle guarire producevano dei miglioramenti clinici totalmente inaspettati pur non prendendo assolutamente nulla, appunto il placebo e non il farmaco che noi stavamo sperimentando. Ma questo quand'è che si verifica? È una capacità della nostra mente, del nostro organismo di entrare in uno stato di fiducia, di coerenza, di sentirsi al sicuro di avere ricevere una cura. Ed è quando il nostro heart rate variability ha questo aspetto così sinusoidale e perfetto. E vedremo poi perché. Sempre ricerche dell'Heart Math Institute ha dimostrato come nelle 6 ore successive a un episodio di rabbia le immunoglobuline di tipo A crollano nel sangue. La cosa interessante è che loro hanno dimostrato che anche rimuginando a distanza di tempo su un episodio che ci ha fatto arrabbiare, nel nostro corpo succede esattamente la stessa cosa. Non esiste tempo e spazio nelle emozioni. Ogni volta che noi ci concentriamo su dei pensieri di basso livello, di paura, di ansia o di rabbia, di frustrazione, nel nostro corpo istantaneamente si crea un assetto neurobiologico di perdita di potenza. Il sistema immunitario riduce le immunoglobuline. Ma al contrario, abbiamo buone notizie, perché sentimenti di gratitudine, di cura, di apprezzamento, di gioia, in realtà quasi le quadruplicano le immunoglobuline. Quindi cominciamo a capire l'importanza che hanno nella nostra salute le emozioni, i pensieri, le parole che noi diciamo. La rabbia ha mostrato di provocare un aumento significativo, chiaramente, dell'attività simpatica tipo dell'infarto, dell'ipertensione e dello scompenso cardiaco, e a 10 anni un rischio cardiovascolare doppio per chi ha una personalità rabbiosa. E addirittura se una persona ha un infarto con un livello medio-alto di rabbia nelle 2 ore precedenti, a 2 anni ha un aumento del 42% della mortalità. Quindi, che cosa abbiamo noi? Cosa possiamo fare? Innanzitutto capire l'importanza epigenetica delle emozioni, non lasciarle alla semplice idea che appunto avevamo quando io mi sono laureata, che tutto ciò che non trovava una giustificazione medica di diagnosi come malattia era dovuta allo stress. Adesso noi sappiamo che dire a una persona sei stressata vuol dire sei infiammata, vuol dire sei una persona a un rischio aumentato. E quindi abbiamo la possibilità di utilizzare in realtà tantissime tecniche di gestione dello stress e delle emozioni, perché queste, aumentando l'attivazione del parasimpatico e andando semplicemente ad aggiungerle alla terapia standard, abbiamo dei risultati straordinari che difficilmente dei farmaci riescono ad avere, come questi, cioè una pratica meditativa aggiunta alla terapia standard eseguita giornalmente ha mostrato una riduzione del rischio di emergenze cardiache del 48% in un follow-up a 5 anni. Per cui, diciamo, è veramente importante che questi approcci siano riconosciuti come importanti, validi a livello neurobiologico e epigenetico, non solo come per far stare le persone più serene e più felici. E diciamo, perché io mi sono anche dedicata molto ad insegnare lo stato di flusso nelle aziende, perché paradossalmente le aziende sono più interessate a far stare i loro dipendenti, soprattutto i top manager, in uno stato di flusso e quindi di perfetto equilibrio emotivo, perché è stato dimostrato che il flusso aumenta la produttività del 500%. Ma è un po' paradossale che un medico vada in un'azienda a insegnare lo stato di flusso, ma purtroppo le aziende sono più pronte ad investire in queste cose della sanità, perché la prevenzione nella sanità è una cosa che non viene presa in considerazione, mentre è stato dimostrato che potrebbe ridurre tantissimi costi, quindi costi sanitari, migliorando la qualità di vita e riducendo anche gli accessi in ospedale. Quindi, come diceva la dottoressa Bernardini, appunto lo psicologo positivista Csikszentmihalyi di Chicago, che ha sviluppato questa appunto teoria dello stato di flusso, lui dice che vivere nello stato di flusso vuol dire vivere in piena felicità e vuol dire
maggiore produttività, maggiore felicità, ma soprattutto maggiore salute. Quindi è la base della felicità. Che cosa vuol dire lo stato di flusso? Lo stato di flusso è uno stato naturale di equilibrio che noi tutti abbiamo vissuto in determinati momenti della nostra vita. Per riconoscerli basta capire quali sono le caratteristiche. Noi siamo completamente focalizzati e coinvolti in quello che stiamo facendo e c'è un grandissimo senso di chiarezza interiore. Sai che lo puoi fare, perdi il senso di te, ma soprattutto perdi il senso del tempo. C'è un bellissimo film sulla vita di Pelé in cui c'è l'immagine dello stato di flusso. Lui vedeva la palla che arrivava al rallentatore e aveva tutto il tempo per calciarla dove voleva. In realtà poi facevano vedere la velocità reale e la palla era velocissima. Nello stato di flusso noi abbiamo la possibilità di applicare le nostre capacità ad una sfida che sia adeguata, che è quella che ci crea quella sorta di entusiasmo dentro, perché non vediamo l'ora di metterci alla prova. Se la sfida è troppo piccola per le nostre capacità andremo in noia, se la sfida è troppo grande andremo in ansia. Ma dal punto di vista medico, perché io sono interessata allo stato di flusso? Perché nello stato di flusso succede tutto questo. Innanzitutto abbiamo un tipo di respiro circolare e profondo. Cosa vuol dire? È un respiro che permette all'inspirazione e all'espirazione di avere la stessa durata. E questo è il respiro che mette in equilibrio il sistema simpatico e parasimpatico. Non solo, e adesso lo vedremo. È il respiro che permette alle nostre onde cerebrali di rallentare. Se non rallentiamo le nostre onde cerebrali non possiamo entrare nello stato di flusso. E adesso vedremo la cosa interessante nella prossima diapositiva. Quindi nello stato di flusso avremo quel bellissimo aspetto dell'heart rate variability di forma sinusoidale. Rallentamento delle onde cerebrali, rallentamento di tutti i parametri fisiologici che ci dicono che il nostro sistema nervoso autonomo è entrato in equilibrio, ma soprattutto a livello endocrino. Avremo una riduzione del cortisolo e dell'adrenalina con un aumento dell'ossitocina, del DEA, della triptamina, un aumento delle endorfine, degli endocannabinoidi, della serotonina, del BDNF, che è questo neurotrasmettitore che tra l'altro ha la funzione di andare a stimolare la rigenerazione dei nostri neuroni. Quindi questo è lo stato di flusso in cui noi riusciamo, il nostro sistema corpo, a entrare in uno stato tale di armonia di nessun dispendio energetico che riesce ad esprimere il pieno potenziale fisico, quindi sulla salute, mentale ed emozionale. Quindi è il momento in cui al genio viene il colpo di genio, all'atleta agonista riesce a fare il suo massimo risultato e alla persona normale riesce a permettergli di entrare nel massimo potenziale del proprio stato di salute e quindi mettere in atto meccanismi anche riparativi, antinfiammatori. Ecco, qui io ho voluto mettere a confronto l'elettroencefalogramma con l'immagine dell'heart rate variability. E se vedete in alto, potete vedere come le onde alfa delle onde dell'elettroencefalogramma sono identiche alle onde dello stato di coerenza del cuore. Quindi è come se mente e cuore siano totalmente in equilibrio, in asse, si agganciano. Al contrario, le onde della frustrazione e dell'ansia sono quasi identiche alle onde che vedete sopra, beta, che sono le onde normalmente, che noi normalmente abbiamo quando lavoriamo, viviamo o siamo arrabbiati. Quindi è come dire, quando noi riusciamo ad unire mente e cuore insieme, riusciamo ad ottenere molto di più dal nostro sistema uomo che se lavoriamo di cervello e basta. Io su questo ci tengo moltissimo. È importante innanzitutto imparare ad osservare le emozioni che sono di basso livello e che ci fanno perdere energia, ci fanno perdere potenza immunitaria, quale la frustrazione e la rabbia, ed imparare ad usare delle tecniche per andare verso, in modo volontario, verso le emozioni invece superiori. Da bassa coerenza ad alta coerenza. E mi aggancio alle prime diapositive. Se noi andiamo ad analizzare, invece che sulla base del tempo, del dominio del tempo, sulla base del dominio delle frequenze, noi riusciamo a capire che tipo di squilibrio abbiamo, che tipo di equilibrio. 2 minuti, ho finito. Brava Silvia, grazie.
Ci tengo molto a questa diapositiva perché la terza, questa terza, non riesco a mettere il puntatore, comunque vedete in corrispondenza di apprezzamento esiste un'unica onda su 0,1. Quello è la via di mezzo, è esattamente il punto in cui simpatico e parasimpatico sono perfettamente in equilibrio. I nostri sistemi oscillatori, quindi i nostri tutti gli apparati cardiovascolari, immunitario, neuroendocrino, psicologico, si mettono in fase e questa cosa non fa altro che creare uno stato di armonia e di potenza del nostro sistema uomo. Come abbiamo detto, l'uomo è un sistema multidimensionale, è dato sì dalla parte fisica, materiale, biochimica, biofisica, ma non dobbiamo dimenticarci che siamo un campo elettromagnetico. E da cardiologa posso dire che il cuore è l'organo che produce il campo elettromagnetico più potente, che è 5.000 volte più potente di quello del cervello, ed è quello che porta intorno a noi delle informazioni di come il nostro sistema sta, se è in uno stato di equilibrio, di salute, di forza o di debolezza. L'ultima cosa a cui tengo moltissimo è questo, dire che questo campo elettromagnetico porta intorno a noi le nostre emozioni e la nostra energia. Se io sono arrabbiata, depressa, ma soprattutto spaventata, io creo un campo intorno a me di questa caratteristica. In natura esiste una legge fisica per cui l'oscillatore più potente aggancia l'oscillatore meno potente e noi medici abbiamo una grandissima responsabilità. Come oscillatori più potenti noi dobbiamo mettere in serenità il paziente, dargli una sensazione di essere al sicuro, non la paura. E quindi, finisco con questo, ci tengo tantissimo, noi sicuramente siamo, diventiamo quello che siamo grazie all'interazione dei nostri geni con l'ambiente, ma anche l'ambiente in cui noi viviamo dipende da chi siamo, da che emozioni viviamo. Quindi sta a noi creare un ambiente che possa sviluppare il pieno potenziale genetico per ogni singolo individuo, quindi fiducia verso paura, effetto placebo verso effetto nocebo, questo dipende molto dal singolo, ma soprattutto da noi. Scusate, c'è la cagnolina. Quindi concludo, visto la complessità di ogni essere umano, cerchiamo di creare una medicina personalizzata ed integrata, con nuove tecniche a basso costo e ad alta efficacia. Questo chiaramente non le faccio vedere perché non abbiamo tempo, ma tutte queste ricerche hanno dimostrato come un approccio di questo tipo migliora in maniera statisticamente significativa gli eventi addirittura di ospedalizzazione e di sopravvivenza, semplicemente facendo delle telefonate a casa ai pazienti per sapere come stanno. Quindi l'accoglienza, la sensazione di essere supportati, e quindi tanto più in questo momento è importante. E finisco con questa pagina del Braunwald che dice che tenendo conto del numero stesso di fattori che influenzano la salute, questo approccio multidimensionale può contribuire alla responsabilizzazione del paziente, riduzione dei costi sanitari, al miglioramento dei risultati. Grazie. Che gioia ascoltarti, una cosa meravigliosa, tutto cuore, passione, competenza, mamma mia, grazie di cuore. Avevo visto prima che volevi far vedere una cosa sullo studio S Drive, vai in quella diapositiva. Sì, esatto. Scusate che l'ho saltata, questo qui ci tengo tantissimo, che è bellissimo. Allora, questo com'è? Allora, questo qui è lo studio che è un team multidisciplinare, io sono veramente felicissima perché questo era sempre stato il mio sogno da medico, mettere l'uomo al centro, e grazie alla Bloom Life, questa azienda fantastica di consulenti aziendali che hanno investito e hanno creduto in questa visione, abbiamo portato avanti questa ricerca ormai da 3 anni. Quindi abbiamo creato questo team multidisciplinare dove c'è un personal trainer, campione mondiale di kickboxing, un psicologo clinico, il professor Prunetti, la nutrizionista biologa Marika De Lorenzis, io come cardiologa e il filosofo Andrea Colamedici. Quindi noi sottoponiamo tutti questi soggetti a test psicofisiologici di base, elettrocardiogramma, visita ed anamnesi cardiologica,
quindi analisi della DLS Drive, consulenza nutrizionale, valutazione e resilienza fisica, consigli di movimento individualizzati e colloquio filosofico. L'uomo al centro, la cosa meravigliosa è questa, che ognuno di noi ha un'ora e mezza per ogni soggetto e nel pomeriggio ci incontriamo 5 ore, noi tutti del team, e per ogni ora discutiamo ognuno dal nostro punto di vista del soggetto. E la cosa incredibile è quella che siamo frattali, ognuno dal nostro punto di vista tira fuori gli stessi identici problemi. Quindi è una cosa interessantissima. E l'S-Drive ha avuto la possibilità di essere confrontato con tutti questi, diciamo, diversi approcci ed era perfettamente in linea, andando a rilevare situazioni sottili, le definirei, quindi proprio che non sono evidenti ad una visita normale. Quindi è uno strumento, chiaramente quando uno non ha la possibilità di avere tutti questi approcci insieme, che è stato validato dagli altri, ma che è incredibile come utilizzo. Quindi veramente grazie, perché va capito come utilizzarlo, ma ci dà degli spunti straordinari. Potrei dirvi altri casi, tra cui un altro molto interessante in cui usciva soprattutto un'intossicazione da metalli pesanti e da smog. Non riusciamo a capire. E alla fine, interrogandolo, abbiamo scoperto che lui aveva vissuto negli ultimi 5 anni su un lago della Svizzera, nel bellissimo, in un ambiente ameno, meraviglioso, ed era tornato a Roma da 3 mesi e diceva che gli girava la testa, aveva la nausea e quindi verosimilmente aveva avuto un sovraccarico di smog per il trasferimento. Ma questa cosa non l'avremmo mai saputa senza l'S-Drive. Ecco, quindi io lo conosco ancora purtroppo troppo poco, ma spero di poterlo utilizzare meglio. Quindi questa grazie.